Appassionati di calcio e amici di Bettitali TV, buon giorno dallo stadio Nakira di Otranto. Sta per avere inizio la partita fra Lucerna e Milan, valida per la seconda giornata del trofeo carnevale di Gallipoli, Coppa Santa Maria di Leuca. Hanno un fuorigioco fischiato a Lang, calcio di punizione per il Milan, già ripartita l'azione. Murati, profondità, serve in gomma, sinistra in gomma, esce Schelbert, saltato, gomma, porta vuota e c'è il vantaggio del Milan. Al 13° minuto il vantaggio rosso-nero con Ngom, servito benissimo in profondità, l'attaccante maglia numero 9 ha saltato in uscita il portiere Schelbert e ha depositato a porta sguarnita il gol del vantaggio milanista, quindi però di gran carriera Bellanova, vediamo se tiene in campo il pallone, grandissima progressione di Bellanova, tiene in campo il pallone ma il cross si trasforma in corsa in un tiro in pratica che colpisce la parte alta della traversa. E quindi Milan vicino al raddoppio con Bellanova, Campeol, Val Cross Campeol, Schelbert esce male, Brescianini riesce a intervenire ma non riesce a depositare in rete il tap-in del 2-0. Tenere ancora vive le speranze di qualificazione, ricordiamo Lucerna a quota 1 in classifica in virtù del pareggio ottenuto ieri al Prosesto, se dovesse perdere oggi sarebbe matematicamente fuori dalle semifinali, mentre il Milan con questo successo ipotecherebbe appunto il passaggio del turno. Nel frattempo subito il gol dopo soli 25 secondi dalla ripresa del gioco, il Lucerna un po' a sorpresa trova il pareggio. Vi diremo subito il marcatore, dovrebbe essere stato di Michelangeli per Lucerna. Intanto calcio di punizione, attenzione, palla di poco alta, punizione dai 25 metri del Lucerna, parte Muff, prova nuovamente il tiro, attenzione questa volta è nello specchio della porta centrale, Plizza li blocca.